torneremo a discuterne a settembre. Il vostro collega sta parlando di un provvedimento che noi abbiamo licenziato all'ultimo Consiglio dei Ministri, che in realtà si chiama tutele crescenti dei ricercatori e della ricerca. Lei ha parlato della riforma del lavoro, che è solo una parte, solo un contratto di questa serie di contratti che noi mettiamo a disposizione dell'università, della ricerca e dell'alta formazione artistica e musicale, che è la terza anima del Ministero che serve, che mi onoro di rappresentare, per fare in modo che esistano diversi strumenti per inquadrare, non precarizzare, inquadrare e stabilizzare, a partire dagli studenti fino al più qualificato dei ricercatori. Quindi saranno 3, 4, 5 contratti messi a disposizione dell'università che consentano di dare a tutti un giusto ruolo all'interno della propria comunità e un giusto stipendio che rappresenti il loro sforzo e il loro impegno, perché il lavoro deve sempre avere un valore. In un mondo che cambia ogni minuto, non più ogni giorno, ma ogni minuto, ogni secondo, e in una civiltà e una comunità sempre più composita, è importante ragionare in termini di futuro e non di passato. Questa è l'idea della scuola, che la cittadinanza dipenda da ideali, valori, cultura comune e non da altri fattori che nulla hanno a che vedere con la comunione di intenti e di ideali. Cercheremo e faremo quello che abbiamo già avviato con la manovra precedente, ossia lavorare al meglio delle nostre capacità, mettere tutta la forza che abbiamo nella stabilizzazione degli ottimi risultati sia occupazionali, sia del recupero dell'evasione fiscale, sia di riduzione del cuneo fiscale. Rifinanzieremo il cuneo fiscale, questa è un'ottima notizia per il mondo del lavoro. Per quanto mi riguarda, dopo aver dedicato l'anno scorso in manovra 850 milioni di euro alle borse di studio per gli studenti e 1 miliardo e 200 milioni di fondi sia del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sia nazionali agli studentati, quest'anno ci vorremmo concentrare, oltre che su questo, anche sui ricercatori, come anticipavo prima, e sugli specializzati. Quindi fondi sulla ricerca, valorizzazione soprattutto di alcuni temi di ricerca che rappresentano il futuro, anche qui a meeting voi avete la ricerca dell'essenziale. L'essenziale è quello che porterà il nostro mondo verso un futuro sempre più al servizio della persona. Ecco, questi sono gli obiettivi di investimento che noi abbiamo nella manovra: investire nella forma di ricerca più vicina alle nuove tecnologie, all'intelligenza artificiale, alla biodiversità, alle terapie geniche, creare i ricercatori del futuro e soprattutto gli operatori capaci di lavorare con le nuove tecnologie.